convinto che il mio viaggio nell'Iran si tradurrà in un beneficio per la causa della democrazia e della pace. Queste le parole del presidente Gronchi prima di partire per Teheran. Sono con lui la consorte donna Carla e il ministro degli esteri onorevole Pella. Ed ecco la meta, Teheran. La capitale dell'Iran è in gran parte una città moderna. Basti considerare che appena 30 anni fa non raggiungeva i 300.000 abitanti. Oggi sono saliti a quasi 1,5 milioni. Frequenti nelle vie della metropoli i segni dell'Italia. Numerosi, per esempio, nei cinema i film di nostra produzione. Accanto alla Teheran progressista, quella della tradizione. Il vecchio bazar, con la sua colorita animazione, ci conferma che siamo pur sempre in Oriente. Per gli appassionati di filateria, i francobolli emessi in occasione della visita di Gronchi. Un gesto simpatico e significativo, l'intitolazione all'Italia di una delle principali arterie cittadine. Ma eccoci all'aeroporto di Teheran, pavesato di bandiere italiane e iraniane, insieme allo Shah, i ministri e i dignitari di corte. L'imperatrice Soraya indossa un semplicissimo completo di seta bianca. Gli onori militari sono resi da un reparto della Guardia Imperiale. Appena il presidente Gronchi pone piede sul suolo iraniano, risuonano le note degli inni nazionali dei due paesi. Grandi cartelli esaltano la sincera amicizia italo-iraniana. Dopo il primo cordiale incontro tra i due capi di Stato, lo Shah e l'imperatrice presentano agli illustri ospiti le personalità della corte e del governo. Ma è ormai notte. Un corteo di macchine si dirige velocemente verso il palazzo posto a disposizione del presidente Gronchi, la Villa Saheb Sarani, residenza estiva dello Shah. Teheran si risveglia sotto un cielo tiepido e tersissimo, quasi che anche la natura abbia voluto dare il suo benvenuto agli ospiti italiani. La giornata ufficiale della nostra missione inizia con la visita al mausoleo di Reza Shah, il creatore dell'Iran moderno, l'energico sovrano che seppe avviare con fermezza il suo paese sulla via del progresso e della dignità nazionale. Suggestiva nell'essenzialità delle sue linee, l'ultima dimora del grande uomo politico. Una corona d'alloro e gladioli, l'omaggio del presidente Gronchi. L'Iran moderno ha saputo creare, partendo quasi dal nulla, un esercito efficiente e ben armato. Ecco il pittoresco cambio della guardia davanti al Palazzo Reale. In questo fantastico edificio, nel quale sembra rivivere un Oriente favoloso, viene offerto dallo Shah un pranzo ufficiale in onore della nostra missione. Precedentemente, nell'ambasciata italiana, il presidente Gronchi si era intrattenuto cordialmente con le 300 famiglie che compongono la nostra laboriosa comunità di Teheran. Nella stessa occasione, il presidente della Repubblica ha avuto uno scambio di idee con l'onorevole Mattei, presidente dell'ente nazionale Idrocarburi. L'onorevole Mattei si trovava a Teheran per la firma di un importante documento, l'atto costitutivo di una società italo-iraniana per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio in tre vaste zone del paese, che coprono una superficie di 23.000 km². Si tratta di un accordo soddisfacente per ambedue le parti. Esso significa per l'Italia la concreta possibilità di attingere direttamente alle grandi fonti del petrolio. Per l'Iran, delle condizioni notevolmente più vantaggiose di quelle assicurategli dalle convenzioni sinora stipulate con le altre compagnie internazionali. Quei documenti, quelle firme, sono l'atto conclusivo di trattative condotte sempre in uno spirito di reciproca comprensione e di sincera lealtà. L'atto perfezionato a Teheran rientra nella lungimirante e feconda azione promossa dall'ENI, volta ad assicurare al nostro paese un'adeguata partecipazione a quella vitale fonte di energia, a quell'elemento essenziale del civile progredire che è il petrolio. Il primo capitolo di questa interessante storia risale a circa 2 anni fa. Teatro, il desolato paesaggio della penisola egiziana del Sinai. Una regione aspra, inospitale, dal clima tremendo. Eppure sotto quella sterile sabbia enormi ricchezze potevano essere celate. Occorreva del coraggio per portarle alla luce. La nostra maggiore organizzazione petrolifera ebbe quel coraggio. Si dovettero affrontare numerose e complesse difficoltà. Il solo trasporto del materiale necessario per le abitazioni del personale, di tutti quei 1.000 oggetti indispensabili alla vita quotidiana, fu un'ardua e impegnativa impresa. Grossi problemi, come quello della luce, della forza motrice, persino dell'acqua, furono risolti a tempo di primato. Dove erano
erano piste appena affioranti nella sabbia, vennero costruite ampie e veloci autostrade. Ma i risultati premiarono largamente la fiducia, la costanza, i sacrifici degli operai e dei tecnici italiani, che ebbero sempre al loro fianco, in uno spirito di leale collaborazione, maestranze ed esperti egiziani. Oggi, dai campi del Sinai, il petrolio sgorga copioso. Per il momento la produzione raggiunge la già ragguardevole cifra di 3.500 tonnellate giornaliere, un quantitativo che tutto lascia presumere potrà essere agevolmente raddoppiato entro il 1958. Una grande ricchezza, equamente divisa tra l'Italia e l'Egitto. Questa ricchezza, che è il magnifico frutto di una realistica collaborazione, contribuisce in maniera sostanziosa alla prosperità economica delle due nazioni. È questa la logica conseguenza di una nuova e più giusta forma di cooperazione tra i paesi possessori di petrolio e le società concessionarie. È un segno di previdente saggezza l'aver compreso che le nazioni hanno diritto a partecipare in forma diretta allo sfruttamento delle risorse petrolifere del proprio sottosuolo. Questo è lo spirito che ha dettato gli accordi stipulati dall'ENI con l'Iran e l'Egitto. Accordi di cui già possiamo avvertire i benefici. Numerose industrie, officine, impianti, forse la vostra stessa automobile, utilizzano oggi il prezioso liquido che al ritmo di 50.000 tonnellate mensili giunge dal Sinai nei nostri porti. Così l'Italia, con opere pacifiche, con il suo fecondo lavoro, con l'entusiasmo e la tenace laboriosità della sua gente, è presente nel Medio Oriente. Una civilissima volontà di collaborazione che il viaggio nell'Iran del primo cittadino d'Italia è valso a ribadire e confermare. Per questo motivo le giornate di Teheran superano i limiti delle normali visite di cortesia tra capi di Stato e quindi le parole che il Presidente della Repubblica ha pronunciato al suo ritorno in Italia acquistano un significato non convenzionale. Credo, egli ha detto, che sia stato compiuto un buon lavoro e che perciò si possano sperare, senza indulgere a facili ottimismi, dei buoni risultati in un prossimo avvenire.